l'arbitro il fischietto in bocca e infatti si parte alle 14:45, il fischio di inizio di San Michele. Atletico Maida sul lato opposto, quello, attenzione a questo passaggio sul primo palo, il tentativo, serve un pallone per il 27. E c'è il gol di Jeyte. Gol di Jeyte per la San Michele. Palla che passa, attenzione a Jeyte che scarica subito per Lazzarini che mette in profondità. Legge la situazione con tempestività. Iozzi. C'è Lazzarini pronto al tapin. Ancora Artuso che entra dentro. Passaggio che non si conclude. C'è Iozzi. A spirare forte il vento sul comunale di Rizzigoni. Adesso calcio d'angolo, Scalese profondo al centro dell'area, attenzione perché c'è calcio di rigore, vediamo, fischia l'arbitro Falvo di destro il tiro ed è gol. Esecuzione molto bella da parte di Scalese, gli si fa incontro Gutierrez che ha la meglio, quindi Scalese resta a terra il 9. Attenzione perché il guardialinea ha visto qualcosa, dovrebbe essere la signora Lavarra che adesso sta dicendo qualcosa a Falvo, si avvicina anche Artuso. E viene estratto un cartellino, se non andiamo errati, il colore dovrebbe essere forse rosso, nei confronti di Stillitano. Viene fischiato la fine del primo tempo, 1-1 al comunale di Rizzigoni. Noi fermiamo il nostro cronometro e andiamo a impostare il nostro cronometro. Siamo partiti ufficialmente, palla per l'Atletico Maida che a Scalise ci riesce. Scalise che va a sistemarsi la palla per il cross, viene raddoppiato, riesce però a saltare due uomini, addirittura Scalise entra all'interno dell'area, il tiro e passa davanti a tre calciatori. Il collettivo ospite Mantegna recupera palla, la scarica per Gaudio che va al cross puntuale per Jeyte che di testa imbuca ed è un gol bellissimo, quello del San Michele. 2-1, gol di Jeyte, la doppietta personale del calciatore con la maglia numero 10. Non viene ancora però consentito l'ingresso, attenzione a Mantegna che entra in aria, pallone per Artuso che va al tiro col destro. Non gli ha dato evidentemente vita facile, attenzione al colpo di testa e c'è qualche dubbio. Adesso Stranges e Vulcanico in panchina, Scalese, attenzione perché l'occasione è clamorosa per il Maida. Andiamo a vedere anche il minuto, salta alto Ramos, bravissimo Raso a contrastare Tello che però riesce a conquistare il pallone, ancora Ramos, incredibile, ha perso il tempo, il tiro e il gol era nell'aria, il gol dell'Atletico Maida, evidentemente in questo caso di Ramos al minuto 39. Mantegna, attenzione perché entra Gaudio che prepara il tiro, il gol e il gol, lui cosa ha inventato Gaudio, il gol incredibile, ancora avanti la San Michele. La partita è evidentemente sui titoli di coda, allora noi vi ringraziamo per l'attenzione, la fiducia accordateci, grazie alle società San Michele e Atletico Maida per averci consentito di trasmettere questa partita dal comunale di Rizzigoni. Grazie al Comitato Regionale Calabria e al Presidente Saverio Mirarchi per l'opportunità di continuare questa sinergia per la trasmissione del calcio calabrese in TV e sui canali ufficiali della Lega. È finita la partita sul terreno di Rizzigoni, 3-2 in favore della San Michele, partita bellissima.